Il paese di Pioppo è la più estesa frazione del comune di Morriale. Il centro abitato dista circa 7 km da esso e 15 km dal comune di Palermo. L'abitato di Pioppo si struttura e si configura in senso longitudinale, secondo un tessuto edilizio costituito su ambo i lati del percorso da una cortina di casa schiena. Per tal ragione, da molti, Pioppo viene definito una strada però ricca di risorse ambientali, paesaggistiche ed umane. Numerosi boschi di grande bellezza circondano Pioppo e nello stesso territorio sorge il fiume Sant'Elia, principale affluente del fiume Oreto. Pioppo da decenni è vittima delle deficienze delle amministrazioni che si sono avvicendate negli anni nel comune di Morriale. È evidente lo stato di emarginazione e degrado in cui versa questo paese, sia dal punto di vista territoriale che ambientale, sociale ed economico. Il nostro territorio non è mai stato oggetto di una seria, concreta e attuabile pianificazione territoriale, attraverso strumenti urbanistici, paesaggistici e di coinvolgimento sociale che valorizzassero quelli che sono i caratteri peculiari del paese. In conseguenza a questo stato di degrado, nasce l'esigenza da parte di alcuni giovani e meno giovani di cercare di contrastare lo stato di abbandono in cui viveva la frazione di Pioppo. Nel 2003 nascono infatti due realtà di volontariato diverse, ma con obiettivi comuni e collaboratori comuni: il Comitato Pioppo Comune ed il Gruppo Sociale. Il primo comincia a lavorare ad un progetto volto all'autonomia del paese, al distacco del comune di Morriale sia a livello amministrativo che economico. Il secondo, il Gruppo Sociale, punta al risveglio socioculturale, al coinvolgimento della popolazione attraverso l'organizzazione di eventi, tutti finanziati da offerte cittadine. Le giornate ecologiche dal 2003 al 2014. La giornata del libro dal 2005 al 2006. Il carnevale dal 2003 al 2011. La festa patronale di Sant'Anna dal 2004 al 2014. Presepe vivente dal 2003 al 2010. Il tempo d'estate dal 2006 al 2008. La Via Crucis vivente nel 2003 e nel 2004. E l'apertura della biblioteca Vive la Différence dal 2006 al 2008. Dopo il lungo lavoro del Comitato Pioppo Comune, dalla pianificazione alla raccolta firme alla campagna informativa per autonomia, si è arrivati alla presentazione del progetto per il costituendo Comune di Pioppo alla Regione Siciliana, la quale, ritenendo validi i punti e le caratteristiche, indisse un referendum per il 18 aprile 2010. Per una manciata di voti non si raggiunse il quorum del 50% più uno degli aventi diritto. Ma questa sconfitta, difficile da digerire, non ha fermato la voglia e l'intenzione di continuare, credere e lottare per lo sviluppo di un paese migliore. Il Comitato Pioppo Comune continua la campagna di salvaguardia, denuncia e valorizzazione del territorio. Con pochi strumenti e risorse economiche, si dà il via ad un foglio informativo chiamato Summacco, strumento utilizzato dagli ideatori e dai cittadini per informare, contestare, intrattenere con la satira, mantenere vive le tradizioni senza trascurare l'aspetto culturale.
Recentemente il cartaceo venne sostituito per raggiungere un maggiore numero di utenti con Sumacco TV. Ad oggi con più di 200 servizi video e quasi 90.000 visualizzazioni. Visibile sul canale YouTube e condiviso sui maggiori social network. Forte è rimasta l'attenzione verso il territorio e i problemi della frazione. Abbiamo portato avanti la campagna Basta Incendi per dimostrare l'indignazione verso i ripetuti incendi estivi che devastano e umiliano i nostri boschi. La chiusura dell'istituto comprensivo Morreale II, storica scuola materna di via Polizzi, sono stati attivati momenti di protesta che hanno visto il coinvolgimento di tutta la popolazione. Grande considerazione è stata posta al problema rifiuti, denunciando attraverso manifestazioni, proposte, servizi e reportage la non raccolta o la raccolta a singhiozzo e le innumerevoli discariche a cielo aperto. All'inizio del 2014 nasce l'esigenza di istituire una sede del Comitato Pioppo Comune, un centro culturale, un punto di incontro nel centro storico del paese, chiamato Oranone. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro. Si dà il via a diverse attività ludico-ricreative, sociali, musicali ed artistiche. Il cielo senza luna. L'estate addosso. Questi eventi hanno richiamato l'attenzione e il coinvolgimento di numerose persone, dimostrando l'esigenza da parte di tutti di far rivivere il paese. Visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, istanti come. Dall'apertura sino ad oggi diverse sono state le attività svolte, tra cui laboratori d'arte, corsi e mostre fotografiche e corsi di chitarra. Da ottobre 2014 decidiamo di utilizzare un altro strumento volto al coinvolgimento di sempre più persone. Nasce Radio Rarune, una web radio su Spreaker.it. In seguito contattati dalla redazione di Radio 100 Passi, da Spreaker si passa con molto orgoglio ad essere una regia radiofonica con una trasmissione all'interno del loro palinsesto. Viste le idee e la voglia di fare per dare nuove opportunità al paese e alla gente che lo vive e lo attraversa, gli attivisti di queste due realtà hanno deciso di partecipare al concorso Boom Polmoni Urbani con il progetto Oranone Urban Forum. I'm seeing stars as I'm rubbing my